Ouais. Attention, 3, 2, 1. Merda ragazzi, finite i cellulari, 30 secondi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, più o meno come nell'esperimento carcerario di Stanford. Anche nella casa del Grande Fratello esistono ruoli ben precisi, che nella mente di coloro che selezionano i personaggi destinati a varcare la mitologica porta rossa della loro abitazione provvisoria, andranno a stendere più o meno spontaneamente una sceneggiatura quanto più avvincente e movimentata possibile. Esattamente come nelle commedie e nei drammi, anche nei reality show l'esistenza dei ruoli è fondamentale affinché il racconto degli autori si trasformi in un prodotto televisivo in bilico tra soap opera e realtà, tra telenovela e game show, in qualcosa insomma che riesca ad intrattenere e ad appassionare il pubblico. Buoni e cattivi, timidi ed espansivi, vincenti o alla ricerca di un riscatto personale, strateghi e distintivi, consapevoli e sprovveduti. Il cast del Grande Fratello è quasi una formula empirica che si basa sull'interazione di personalità ben precise. Nel corso degli ultimi 22 anni, abbiamo conosciuto Bridget Jones del Lago di Iseo perdutamente innamorata del loro Pietro Taricone, ammagliatrici professioniste e generatrici di caos per vocazione, provocatrici dalle manie di protagonismo particolarmente inclini all'onanismo, chi perde la ragione se non ottiene immediatamente un pacchetto di sigarette, o vi svegliate o me ne vado, e i cosiddetti bad boys, i ragazzi dal passato travagliato, lontani anni luce dal contesto televisivo. Quelli capitati lì quasi per caso, belli e maledetti, tamarri quasi al pari di Daniele Interrante nel 2002, e dall'intelligenza oppressa, dalle emozioni furibonde e dalle ferite laceranti che l'università della vita ha provocato in loro nel corso della loro difficile esistenza. Lui è Justin Sebik, il bad boy per antonomasia, concorrente della seconda edizione americana del franchise Big Brother, in onda sulla CBS dal 30 giugno al 20 settembre 2001, perché il Grande Fratello negli Stati Uniti andava in onda nei mesi estivi. E voglio parlarvi proprio di lui perché non solo è stato il primo espulso per violazione del regolamento della storia del reality, ma anche perché quello per il quale verrà ricordato almeno dal punto di vista televisivo è senza dubbio il momento più terrificante della storia mondiale del Grande Fratello. Questa è la storia di Justin Sebik e questo è il video conclusivo della serie Grande Fratello Extreme. After a lengthy consultation with the show's psychologist, producers were left with no choice but to expel Justin to protect the safety of the house guests. Justin Sebik nasce il 18 ottobre 1974 a Bayonne, nel New Jersey, e nel 2001, all'epoca della sua partecipazione alla seconda edizione del Big Brother, svolgeva la professione di bartender nella sua città natale. All'epoca non venivano fatte molte indagini psicologiche sui candidati presentatisi ai casting, non si prestava molta attenzione al loro passato, e se oggi tra i concorrenti del Grande Fratello VIP vengono selezionati esclusivamente coloro che sono già abituati all'universo televisivo e alle sue regole, gli aspiranti inquilini dell'epoca partecipavano ai casting senza l'intermediazione di agenti di spettacolo e senza alcuna conoscenza delle leggi televisive su cui si basa la scrittura autorale del reality. Insomma, perfetti sconosciuti mai apparsi sullo schermo e potenzialmente capaci di rivelarsi nei modi più inaspettati. Se non avete capito che io non sto bene in questo momento e mi venite a rispondere con queste risposte del c***o, mi fa arrivare due pacchette di sigarette nei prossimi 5 minuti, uno per me e uno per i miei coinquilini. Ci siamo capiti? L'episodio che sto per raccontarvi fece capire ai responsabili dei casting e alla produzione che approfondire la conoscenza di coloro che andranno ad interagire con un gruppo di sconosciuti in diretta nazionale su un importante network è di fondamentale importanza per evitare brutte sorprese e situazioni potenzialmente pericolose per gli abitanti della casa. Fu Justin quindi a far sì che questo step diventasse una prassi obbligatoria, perché 21 anni fa, al 28enne del New Jersey, bastarono pochi giorni per diventare tanto nervoso e minaccioso quanto sgradito alla maggior parte degli inquilini, che in più di un'occasione manifestarono in confessionale il desiderio di liberarsi della sua presenza definita come indigesta e insopportabile, nonché potenzialmente pericolosa per l'incolumità del cast. So, I'm going back in 15 minutes.
was this hard, I'd punch her in the stomach, man. But that's you doing. Totally. No, she made a deal with the devil. You know what I mean? Like, I'm to the point where I'm worried about other people, not myself. I'm worried about other people's safety. If I do get that other one tomorrow, you know, the one that I'm going to give the black guy to do, if I get her, bro, then you will guarantee you'll hear a scream, because I'm going to do a doggy style, and I'm going to give her such a kidney shot. I definitely feel that he was threatening, and he could have caused bodily injury to me or somebody else in here. What about them? Break the stomach, man. That should do it. Totally. No, Justin sembra perdere la calma molto spesso e con estrema facilità. E nonostante si limiti a minacce verbali, sembra sempre stia per scoppiare in un attacco d'ira violenta e incontrollabile da un momento all'altro. Sono passati solo pochi giorni dalla partenza della seconda edizione del Big Brother e Justin sembra già sul punto di perdere il controllo. I understand that physical violence or, you know, intimidation is not part of this game. And it won't be tolerated, and therefore I will not be a part of anything that's related to physical violence or intimidation. I apologize for maybe getting close to crossing the line. So from, you know, this point on, you know, you have no worries about that ever again. He scared me. I think he scared everybody in here. No, dude, don't. Con il benestare della produzione che lascia agire indisturbato il concorrente, forse perché è inconsapevole di ciò che sta frullando nella mente di Justin. Whenever I get caught in here, it's always a matter of like me getting like thrown off the show. It's like, Justin, you know, you can't beat nobody up, or Justin, you know. You know, you can't like sexually force yourself on somebody, or like Justin, you know, you can't like intimidate nobody. Forse perché è all'oscuro dei suoi pensieri più agghiaccianti e del suo desiderio, quello di uccidere. È la notte del 9 luglio 2001 e la concorrente Krista è più ubriaca di Courtney Love nel 1998. Inaspettatamente tra lei e Justin scatta un bacio. Un bacio che sembra mandare il bartender particolarmente sugli giri, a tal punto da scatenare il suo istinto atavico dominante, che preme per potersi sfogare su una ragazza ubriaca e indifesa. Would you get mad if I cracked you over the head with this? Ma nonostante i gesti di Justin e la conversazione a dir poco inquietante che intercorre fra i due, il gioco va avanti, senza vi sia alcun richiamo dalla sala regia. Senza che nessuno si renda conto che quelli di Justin non sono scherzi. Sono un susseguirsi di tentativi di placare la propria rabbia violenta che sembra essere in procinto di esplodere nel modo più tragico. Would you get mad if I killed you? Nel cuore della notte, però, improvvisamente, la regia interrompe la diretta. Perché Justin prende un coltello, lo punta al collo di una semi-incosciente Krista e le chiede apertamente come la prenderebbe nel caso la uccidesse lì, ripreso dalle telecamere, nel caso le tagliasse la gola con un coltello da cucina, davanti ai genitori che la stanno guardando. Justin, please go to the diary room. Oh boy. Oh boy, we got problems. We got problems. I think it might have been a knife to your neck. Justin venne quindi squalificato e costretto ad abbandonare immediatamente il set, diventando il primo espulso della storia mondiale del Grande Fratello. E le motivazioni del suo allontanamento vennero fornite ai suoi ex coinquilini la mattina successiva, quando i concorrenti si accorsero della sua assenza. E una volta messi di fronte alla gravità dell'episodio del quale Justin si rese protagonista, presero coscienza di essere stati a contatto con un coinquilino molto più pericoloso di quanto avevano immaginato fino a quel momento. Solo in seguito alla sua espulsione, la produzione scoprì che Justin venne arrestato per ben 5 volte prima del suo ingresso nella casa, 2 volte per rapine minori e 3 per aggressione. Finisce qui il nostro viaggio nel mondo di Grande Fratello Extreme.
ma prima di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, vorrei mostrarvi alcuni filmati tratti da Veliki Brat, la versione serba del Grande Fratello, che sembra avere un regolamento molto più flessibile e permissivo rispetto a quello delle edizioni occidentali delle quali abbiamo parlato in questa serie. Quella di Veliki Brat, infatti, non è tanto una casa, quanto una succursale terrestre dell'inferno. Adesso sì che posso salutarvi. Alla prossima. Dopo Novnog Susreta.